L'applauso non era per noi, chiaramente era per Pino Daniele, che, da cui abbiamo ascoltato a ruota dopo il GR, naturalmente la canzone che è scelta sempre da Carolina Cutolo, ricordiamo, autrice di porno romantica. Stiamo parlando appunto di quelle dell'accostamento di queste due parole che apparentemente sembrano che non siano conciliabili, e invece secondo la teoria poi di Carolina, che poi si è sviluppata qui in, no, ma si è sviluppata qui in studio, raccogliendo consensi sia da parte di Loredana Bontempi che di Irene Bozzi. E tra l'altro quello che tu hai fatto con il blog, effettivamente, poi in poche parole tu hai raccolto un po' quelle che è stata poi diciamo le confessioni che sono arrivate tramite il blog, e l'esperienza del blog l'hai raccolta poi in un libro, in poche parole, questo è il assunto. Però diciamo che quello che tu hai fatto con il blog effettivamente Irene l'ha fatto durante la sua carriera professionale. Certo, sicuramente. No, perché sia i miei libri, ne ho scritti alcuni, che anche il giornale o comunque la televisione che faccio, il mio programma che va in onda, ricordiamo, su 5 Stelle, su Sky 906, si chiama Smania e Manieri, dove intervisto dei personaggi noti su problematiche loro personali, ma sempre raccogliendo comunque quelle che sono le esperienze degli altri, perché le esperienze anche del segreto della terapia, certo non riportando nomi e cognomi in quel caso, certo, è ovvio, però come il prete nel confessionale, no, noi abbiamo un'etica professionale, quindi c'è il segreto, però servono molto per aiutare gli altri, perché in effetti sulle esperienze degli altri molto spesso ci si riconosce, e quindi rimeditando su noi stessi riusciamo anche a trovare quegli escamotage, quelle vie di uscita che possono essere utili per migliorare il nostro modo di essere, quindi per vivere positivamente, come dico io sempre, che positivamente poi, il tuo termine è, come dire, è quello che ha lei, appunto, porno romantica, io invece positivamente, la tua parola fortunata, la tua parola chiave, la tua parola fortunata, infatti il tuo sito si chiama Positivamente, la trasmissione, cioè un po' tutto, la trasmissione si chiamava Positivamente, adesso certo. Si chiama Smania e Mania, comunque i miei libri, uno si chiama proprio Positivamente, l'altro Vivo Positivo, Insieme Positivamente, certo. Quindi, ed è una scuola di psicologia e di psicoterapia che è nata negli Stati Uniti, all'Università di Palo Alto, e che cerca, attraverso una terapia breve, una terapia comportamentale chiaramente, perché io sono, anche se sono nata con Musatti e quindi sono nata con la psicanalisi ortodossa freudiana, però poi ho modificato il mio modo di fare terapia, e attraverso appunto la scuola di Palo Alto ho avuto molto, e questo avere molto lo dedico anche agli altri, ed è utile, sicuramente utile, ma anche per superare le paure, le tensioni, lo stress, tutto ciò che riguarda il disagio del nostro vivere quotidiano, indubbiamente. E scrivere serve anche moltissimo, perché scrivere serve proprio per aprirsi con se stessi e per rileggere se stessi. Prima abbiamo parlato di tabù. Sì. Diciamo che forse tu puoi essere un po' il termometro di quello che è stato l'evoluzione dell'abbattimento appunto dei tabù, perché poi per fortuna è un processo evolutivo e non involutivo, in questo caso, almeno in Italia. Però in generale. Però un momento, quando si parla di tabù non si parla solo di tabù sessuali, però, si parla di tabù in genere. Sì, in generale. Però visto che il tema effettivamente è questo, parliamo in generale di tabù sessuali, diciamo nello specifico, poi chiaramente c'è stato un periodo con contorno di tabù orientati anche verso altri settori. C'è stato un periodo che è quello degli anni 60, quindi il 68, che ha un po' modificato il nostro modo di essere e quindi ha cancellato molti tabù sessuali e non solo, ed è servito sicuramente per riappropriarci della nostra istintualità e per riuscire a recuperare quello che anche di bello c'è tra di noi. Certo che, come dicevo prima, nel momento in cui ci sono e permangono, perché alcuni piccoli tabù rimangono, c'è niente da fare, perché ce li abbiamo dentro, ce li abbiamo nel nostro modo di essere, dal punto di vista proprio culturale, sociale, familiare, E cosa capita? Capita che noi contestiamo i nostri genitori perché è normale che li si contesti ad una certa età, soprattutto nell'età dell'adolescenza. Li contestiamo, a quel punto cerchiamo di andare contro, no? Io sono contro i tabù, contro certe realtà, contro certe situazioni. Però la nostra educazione ci ha portato a conoscerli quei tabù, quindi molto spesso anche in modo diverso li riproponiamo quando cresciamo, quando diventiamo più adulti. Certo. Casomai rivolgendo il tabù ad un'altra realtà, ad un'altra situazione che non è più la stessa originaria, però comunque qualche piccolo tabù serve sempre, perché poi in realtà noi lo riscopriamo noi stessi. Ma nel corso degli anni però diciamo dalle persone che in qualche modo sfogano un po' su di te quelle che sono poi le loro paure, le loro ansie, i loro tabù, che evoluzione c'è stata, insomma, vedi, questo vorrei chiederti. Ma anche su me stessa? No, parlavo dei tuoi pazienti. Ah, beh, i miei pazienti... Cioè, il termometro, perché diciamo che Carolina l'ha fatto, effettivamente questa è un'esperienza che ha avuto per dei mesi, insomma, ecco. Per 4 anni quasi di blog. Anni. Però in ogni caso, sì, 4 anni, però si parla sempre di un periodo relativamente breve, insomma, ecco. È difficile, cioè non si può giudicare un cambiamento della sfera sessuale, delle barriere, diciamo, dei tabù in 4 anni, magari, relativamente breve come periodo. Invece, ecco, in un periodo, magari un lasso di tempo più lungo, sicuramente si può... Sì. Anche più strumenti, sì. Sicuramente. Sì, ma sai, gli strumenti dipendono sempre molto, anche una sociologa può in un certo qual modo, certo è un lavoro completamente diverso, perché tu fai indagini a livello della società, a livello, quindi sono ricerche quantitative più che qualitative le vostre. Le nostre invece vanno a colpire l'individuo singolo ma anche i gruppi, perché poi la psicologia sociale tratta il gruppo. Certo. E in quel caso tu vedi come i gruppi sociali si siano modificati nel tempo. Certo. E questo è molto evidente soprattutto negli ultimi 30 anni della nostra storia. Come dicevo prima, dagli anni 60 ad oggi sono cambiate tantissime cose, ma non solo le regole, non solo i tabù, proprio il nostro modo di essere. Certo. Ma con l'avvento poi di internet indubbiamente questo è cambiato molto, con la globalizzazione è cambiato molto. Adesso stiamo cercando un po' di riappropriarci del nostro sentimento naturale, secondo me, per riconquistare il nostro mondo, perché prima abbiamo pensato a noi stessi, adesso stiamo cercando di pensare un pochino anche al mondo della natura, alla nostra terra che purtroppo ha avuto... ultimamente sta avendo seri danni, no? A causa del nostro modo di essere, è vero questo. Però le situazioni si modificano e io le ho viste modificare, ma anche nell'ambito della psicoterapia, voglio dire, delle singole persone, no? Che vengono in terapia. E quindi i cambiamenti ci sono, notevoli. Certamente. Io diciamo invece, Loredana, tu ti scontri giornalmente, effettivamente forse più di loro, con quelli che sono i tabù della gente, ma soprattutto forse spesso sono tabù ostentati tante volte, magari nascosti da una certa ipocrisia.